Ciao ragazzi. Ben ritrovati amiche ed amici di AnimeManga.it a questo terzo appuntamento con Lucca Comics and Games, o meglio con questi video vlog speciali per questa edizione 2019 del Lucca Comics and Games in nostra compagnia. È stata una giornata piena in Room, vero? Molto, molto, molto. Già da stamattina siamo partiti con la conferenza insieme al sensei Rokuda. No, Noboru Rokuda, visto, sì. Il nostro qui presente. Grazie, grazie amato. Sì, è stata una interessante... Facciamoglielo vedere. Almeno tu potresti. Ad ogni modo è stata un'interessante intervista al sensei Rokuda. Ci ha spiegato un po' i retroscena dietro appunto la creazione di Dash Kappei, che noi conosciamo come Gigi La Trottola. Abbiamo scoperto che lui non conosceva affatto cioè non sapeva che fosse stato che il nome fosse stato poi completamente cambiato, ed è per questo che ha staccato i diritti. Assolutamente no. Anzi, ricordiamo che Star Comics ha fatto la nuova edizione di Dash Kappei, che potete trovare in piazza Star Comics qualora foste qui con noi anche nei prossimi giorni, altrimenti sul sito di Star Comics. Amazon, assolutamente sì. Un'edizione pregevole che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione qualora foste interessati. Ad ogni modo, sempre in tema Star Comics, e non a caso ho detto questo, c'è stata la consueta conferenza stampa con gli annunci di Star Comics per il 2020. Assolutamente sì. Sì. Tra i più decina di titoli. Qualcosa in meno. Sì. Nove titoli. Quindi qualcosa in meno. Sì, potete già trovare sul nostro sito, la news. Ad hoc, un articolo ad hoc proprio sul canale sito. Invece potete trovare la conferenza integrale. Ebbene sì, con tutti i titoli, con le ipotetiche date di uscita, anche se per il momento sono soltanto generiche, ma comunque saranno tutte quante nel corso del 2020. La speciale performance di Christian Posocco. Ebbene sì, perché si è sdoppiato. è stata simpatica, un'idea molto simpatica. Che ha alleggerito, devo dire, perché spesso quella parte è molto lenta. Sì. A parte del recap di tutte le novità presenti in fiera è abbastanza lenta. Invece l'hanno snellita. È stata una cosa molto simpatica e soprattutto ci sono dei titoli che i fan aspettavano, come ad esempio l'edizione, o meglio la riedizione di Utena della prima serie, ma anche il suo seguito. Così come inedito in Italia. Inedito in Italia, sì, così come l'annuncio di Kaguya-sama. Ma vabbè, ci sono. Guardate il video, assolutamente guardate il video, sì. Guardate il video. E poi abbiamo chiuso in bellezza per quanto riguarda le conferenze. Ed è stata una bellissima esperienza. Assolutamente sì. Una bellissima esperienza quella fatta verso le 15:30 con Anime Antropologica, ovvero un'interpretazione girardiana. Degli anime e manga giapponesi. Bello. A cura del gruppo studi René Girard. È stata direttamente dall'università Milano Bicocca, se non sbaglio. Assolutamente sì, un gruppo di ragazzi prima di tutto estremamente preparati per quanto riguarda il mondo della filosofia e dell'antropologia e poi anche dei grandissimi appassionati di anime e manga. E c'è stata questo bello. Una chiave di lettura diversa sulla cultura degli anime che c'è dietro gli anime e i manga, quindi ancor prima della loro creazione, quindi proprio un discorso culturale, un discorso ovviamente antropologico, però in maniera che tutti quanti potessero apprendere. Molto fruibile, assolutamente, molto fruibile, sì. Assolutamente. E devo dire, anche nonostante i tecnicismi di cui hanno parlato, ovviamente, era molto fruibile ed interessante è stato anche il raffronto con la civiltà occidentale, ovviamente, con i paralleli e tutto ciò che veniva raccontato, tutto ciò che veniva, o meglio, esposto con estrema chiarezza e veramente
veramente cristalline nelle spiegazioni, venivano poi raffrontate con i prodotti di cui ovviamente fruiamo noi, quindi con gli anime e in primis e con i manga, citando One Piece, My Hero Academia, ma citando anche serie come Ping Pong, Le Bizzarre Avventure di JoJo. Insomma, è stata davvero una bellissima esperienza che si ripeterà domani, sì, perché questo intervento si divide in due parti. Guardate sì, il video integrale. Sì. E domani sul nostro canale ovviamente, uh-huh, e domani pubblicheremo anche il seguito, perché è divisa in due parti, divisa in una parte una generica, una sì, più no, una parte panoramica, diciamo una parte d'instruence e una construence, volendo citare Cartesio, quindi una parte nella quale si vede l'interpretazione sotto il punto di vista negativo, se così vogliamo definirlo, quindi su diciamo quello che può essere il contraccolpo nella visione appunto girardiana della figura, insomma, dell'eroe, dell'esempio da dare e quant'altro, ma però non... ci stiamo dilungando un po' troppo. Passiamo quindi però alla chiusura. Però è stata una bellissima esperienza. È stato veramente bellissimo, quindi vedete il video. E abbiamo poi chiuso alla grande la giornata, assolutamente sì, con incontrando questa foto con Tony Valente. Sì, perché il nostro carissimo Tony Valente, che abbiamo incontrato anche grazie a Luca Manga School un paio d'anni fa, si è ricordato di noi. È stato bellissimo anche per questo, ci ha fatto un bellissimo sketch, ci ha autografato sia il volume che un poster, l'abbiamo anche postato su Instagram, quindi sicuramente sì, magari già lo saprete, però è sempre bello confrontarsi con professionisti di questo calibro, ma anche con persone di questo calibro, perché è stato ultra disponibile, abbiamo anche scambiato quattro molto chiacchiere, simpatico, molto simpatico, disponibile, simpatico. Insomma, è stata una bellissima esperienza, e la cosa più bella è stato anche il potervi incontrare. Sono stati diversi di voi sì, che ci hanno fermato, è stato bello poter a prescindere parlare con voi. È un'emozione. Sì, sì, è sempre bello poter avere proprio la dimostrazione che, insomma, facciamo in minima parte, ma comunque parte delle vostre vite. Quindi vi invitiamo a farlo ancora e ovviamente a seguirci. Continuate a seguirci. Assolutamente sì, grazie. Ci vediamo domani. E alla prossima, ciao.